E questa umanità crocifissa di Cristo che addolora l'umanità di Maria, anche la sua è una umanità crocifissa. E come una madre poteva vivere diversamente tutto ciò che sotto la croce lei presente è costretta a vedere nei confronti del figlio, a sentire le parole contro il figlio, la derisione, l'insulto dei soldati, la trafittura della lancia nel costato, l'offerta dell'aceto quando Gesù grida ho sete, l'aceto. E così tutti gli altri movimenti di umiliazione. La madre vive la sua crocifissione accanto alla croce, accanto al figlio. Noi lo sappiamo, lo ripetiamo di tanto in tanto quando succedono alcune tragedie nelle nostre famiglie, quanto è doloroso per una madre sopravvivere al dolore del figlio. Ma qui c'è di più, perché questa madre è madre del figlio di Dio. Se una madre soffre al sopravvivere della morte di un figlio, incidenti, malattie, ahimè, purtroppo sono anche storie della nostra umanità, quanto di più questa donna, Maria, subisce la sua crocifissione interiore sopravvivendo alla morte di Dio. Quel figlio è Dio, lo ha generato lei, nessuno più di lei poteva saperlo che era Dio, era il figlio di Dio. Eppure Maria tace, è l'unica che non parla sotto la croce, tutti parlano, dai ladroni ai soldati, ai giudei, ai crocifissori, tutti parlano, Maria tace. Perché il dolore si fa silenzio, quando è sincero diventa crocifissione interiore. Cari amici, fratelli e sorelle, in questa crocifissione di Dio nell'uomo Cristo Gesù, figlio di Dio, nella crocifissione del cuore e dell'animo di Maria, madre del figlio di Dio, c'è la crocifissione dell'umanità. E quella umanità oggi crocifissa dalle tante umiliazioni che vengono inferte ai più poveri, ai più fragili, ai più indifesi. E la crocifissione dell'umanità aggredita dalla idolatria del potere, dalla smania della prevaricazione, dalla pretesa di essere padroni della vita degli altri, di invadere la vita degli altri, di occupare la vita degli altri, di dominare gli affetti, la vita, i rapporti, la libertà degli altri. Questo avviene anche nei piccoli corti circuiti che noi purtroppo viviamo ogni giorno nei nostri rapporti, e avviene purtroppo anche a livello mondiale. E la crocifissione dell'umanità umiliata dalle guerre, anche oggi, ancora nell'Europa, umiliata questa nostra umanità dalle guerre. E nelle guerre, amici cari, non ci sono da una parte i buoni, dall'altra parte i cattivi, perché quando c'è guerra si diventa cattivi tutti, siamo crocifissi tutti, siamo tutti umiliati. Papa Francesco ci ricorda, ma è la storia che ce lo insegna, ma non lo dimentichiamo, siamo tutti sconfitti quando siamo umiliati in una umanità crocifissa dalle ingiustizie. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Benediciamo il Signore. Dopo qualche anno si torna in presenza, l'affluenza è veramente alta questa sera. Direi che la città di Sora in questi 2 anni non ha perso nulla, perché in questa ripresa conserva e testimonia ancora come se nulla fosse successo per l'interruzione subita, per l'epidemia, riprende in pieno tutta la sua devozione e la sua anima cristiana. È un momento che consola moltissimo, perché la presenza come partecipazione così sentita ci dà tanto calore spirituale dentro per dire andiamo avanti, abbiamo una energia spirituale molto intensa, molto bella da valorizzare, perché poi tutto possa migliorare con questa forza della fede che in questi giorni si sta ravvivando in una maniera esemplare.
Ecco, lei ha detto che stiamo attraversando un periodo di crocifissione internazionale. La croce di Gesù non è mai finita, la sua crocifissione continua in tutte le forme di umiliazione dell'uomo, della donna, della dignità, del rispetto, della libertà. E quando c'è tutto questo, dobbiamo ancora sperare che l'insegnamento e l'amore della croce di Cristo possa migliorarci molto di più.